Una sera a Sacco di Capimonte, il Mundialito, settima edizione, seconda giornata, Real Carbonara batte 8-3 il Milionaros, migliore in campo, Rosario Galletta, consegniamo la medaglia, complimenti. Grazie. Rosario. Senti, partita da parte vostra giocata bene, soprattutto nel primo tempo, fraseggi, un po' nervosa nella ripresa, forse lì siete calati un po', il nervosismo vi ha portato via energie. Loro ne potevano approfittare, non l'hanno fatto e nel finale avete chiuso la gara con alcuni contropiedi. Sì, fortunatamente abbiamo messo la partita nel nostro piano perché tecnicamente siamo abbastanza bravi e abbiamo giocato. Abbiamo un po' percorso il fraseggio del torneo precedente, che è un po' arrabbiatura, un po' di calo fisico e mentale, stiamo iniziando a subire. Fortunatamente, torno a ripetere, la nostra tecnica e bravura ci ha portato a vincere. Senti, ho dotato anche la settimana scorsa, nell'edizione precedente giocavate maluccio il primo tempo, benissimo nella guisa. Sì. Questa volta sono già due settimane che giocate benissimo il primo tempo, maluccio la guisa. Sì, infatti speriamo almeno per la prossima giochiamo in entrambe le fasi. La prossima edizione! Esatto. Speriamo meglio in entrambe le situazioni, nel primo e nel secondo. Senti. Anche se nella partita, la prima partita abbiamo giocato bene, in entrambi i casi, ovviamente la partita su 10-0, è ovvio che si cala un po' il fisico, però può capitare. Senti, anche questo ho notato rispetto alle partite precedenti della scorsa edizione, vi vedo un po' più squadra, più cattivi, più uniti, a parte questi aspetta ultimi 10 minuti, 20 minuti, sì, però anche sottovolta siete convinti, entrate in campo con l'approccio giusto. Sì, fortunatamente sì, abbiamo diciamo un po', siamo un po' maturati rispetto al torneo precedente. E ci manca qualche altro personaggio che gioca abbastanza bene come lui e penso che ci divertiremo. Ok, vuoi fare una dedica speciale a qualcuno? Dedico questa vittoria a Luca Tofani e ai miei due piccoli. Complimenti Rosario, ci vediamo alla prossima. Ciao.